Vangelo del giorno, martedì 14 settembre, memoria della Beata Vergine Maria Addolorata. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. La memoria della Beata Vergine Maria Addolorata è di recente celebrazione nella Chiesa, risale infatti al 1814, però la contemplazione dei dolori di Maria, o di quelli che vengono definiti i sette dolori di Maria, proprio la pienezza del dolore della madre che vede crocifiggere il figlio, è molto molto antica nella Chiesa. Ma andiamo al Vangelo che abbiamo appena ascoltato. La scena la conosciamo, la ricordiamo tutti, è quella della crocifissione. Gesù in croce, la madre sotto la croce e accanto a lei Giovanni, il discepolo amato. E qui c'è una consegna alla madre e al discepolo. Alla madre dice: «Donna, ecco tuo figlio». E in Giovanni tutti diventiamo figli di Maria. E al figlio dice: «Figlio, ecco tua madre». E Maria diventa la madre dei discepoli di Cristo. In questa consegna c'è un messaggio importante. Maria deve essere sempre la madre dei discepoli, la madre della Chiesa. Maria è colei che ci genera alla fede. Maria è colei che ci accompagna nella vita, è colei che solerte veglia su di noi, sulle nostre necessità, è colei che, come alle nozze di Cana, come è avvenuto con gli sposi, intercede per noi. Allora questa memoria ci consente di riflettere su due aspetti: certamente sul dolore della madre, che diventa anche il dolore dei figli, ma soprattutto un invito a vivere nella fede e santamente la sofferenza, il dolore che può venire dall'afflizione per le ingiustizie subite, per le malattie da affrontare, il lutto che può bussare alle nostre porte. Quindi vivere sempre con quella mitezza di cuore, con quella fede grande e con quell'affidamento totale al Signore. È un po' come salire sulla croce e vivere con Gesù il momento del nostro dolore. E poi questa memoria ci esorta a prendere Maria nella nostra casa. Se Maria è nella nostra casa, ovvero nella nostra vita, tutto cambia, perché è lei con i suoi occhi a vedere le nostre vite e i bisogni delle nostre vite.